Ciao e benvenuti su Gossip Globe, oggi parleremo dell'eredità di Silvio Berlusconi. Prima di iniziare però ricorda di seguire la pagina e attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Il vasto patrimonio immobiliare del cavaliere si divide tra le proprietà già cedute, quelle attualmente sul mercato e quelle desiderate dai suoi figli. Alcune dimore, come Villa Due Palme a Lampedusa, già vendute, e la sontuosa Villa Certosa, stimata tra i 400 e i 500 milioni di euro, ancora disponibile per la suddivisione. Villa Grande sulla Via Appia a Roma, utilizzata per le riunioni politiche del centrodestra, è attualmente gestita dall'immobiliare Idra, la cui proprietà è condivisa tra i 5 figli di Berlusconi, con Pier Silvio che manifesta interesse. Inoltre, Marina sembra interessata a Villa Campari a Lesa, sul Lago Maggiore, attualmente di proprietà di Idra, e potrebbe acquistarne le quote dagli altri fratelli. La Villa Visconti di Modrone a Macherio, dove sono cresciuti i 3 figli avuti da Veronica Lario, Barbara, Eleonora e Luigi, è ancora oggetto di decisione sulla sua destinazione. Barbara, nonostante possieda un ampio appartamento a Milano, potrebbe mostrare interesse per la villa. La villa di Via Rovani a Milano, nel cuore delle battaglie economiche di Berlusconi durante la costruzione dell'impero mediatico, è attualmente in fase di ristrutturazione da parte di Luigi, che potrebbe desiderarla per sé. Villa Gernetto vicino Lesmo è in vendita, mentre Villa San Martino ad Arcore, dove attualmente risiede Marta Fascina, rimane intoccata. Resta da vedere come si svilupperà la divisione di queste preziose proprietà nel corso del tempo.